Bene, buonasera a tutti, benvenuti a questa quarta e ultima serata delle New Linux Nights, l'ultima di quest'anno, spero non sia l'ultima che facciamo un Montecchio, anzi spero di farne ancora l'anno prossimo, magari di più, ma ne parliamo alla fine di questa cosa. Ricordo l'argomento di questa serata sui media center, ne parleremo sui media center. Parliamo con sui media center, di come vengono usati, come usare il software libero per fare media center, insomma tutte queste piccole cose, insomma, le nozioni per capire cosa sono e cosa servono. Mi spiace di essere da solo, nel senso che dovrebbe esserci un'altra persona con me stasera e che avrebbe dovuto mostrare, insomma, il suo media center, perché essenzialmente non ero io esperto del media center stasera. Mi sono improvvisato in quest'ultima settimana, ho dovuto imparare tutto da zero, quindi spero mi perdonerete se non sono precisissimo. Non mi è Zano? No, purtroppo ho avuto l'imprevisto e non è qui stasera. E insomma, detto che si farà perdonare, adesso vi farò sapere come. Insomma, quindi non ci farà vedere il suo media center, che è un media center che gira da casa sua da parecchio tempo. Ma insomma, vi mostrerò i miei che non girano da parecchio tempo, ma anzi, uno comincerà a lavorare la settimana prossima probabilmente. Ancora in fase di sperimentazione. Allora, innanzitutto direi che dovremmo cominciare a capire cos'è un media center per capire se può essere utile, se può interessare. Allora, media center, come dice il nome, è un centro multimediale, cos'è un centro multimediale? È un punto, un computer, un apparecchio, qualsiasi cosa in cui voi mettete i vostri file multimediali e ve li rende accessibili, ve li rende disponibili, vi fa vedere, vi fa ascoltare. E con file multimediali si intendono video, si intendono MP3, si intendono immagini, si intendono anche quei programmi interattivi, per esempio, in cui avete le mappe, voi potete muovervi, che sono un po' video, un po' programmi, anche quelle multimedia, tutti gli streaming su internet, tutti YouTube, è multimediale, tutte queste cose qua. Multimedia sono tutti quei file video, audio che trovate in giro. E un media center è un punto in cui questi file vengono raccolti, sono disponibili, ve li fa vedere, ve li fa ascoltare. So, possiamo pensare per esempio anche al nostro lettore stereo, è un piccolo media center, solo che si occupa solo dell'audio. Il nostro lettore DVD è un piccolo media center, non fa vedere solo DVD. Il nostro computer è un media center, quando diciamo chiediamo di farci vedere qualche video, di ascoltare musica o andare su YouTube. Ma il media center per definizione è un computer che fa tutte queste cose, nel senso che fa il lettore dal lettore DVD, vi fa dal lettore dei Blu-ray, vi fa dal lettore di musica, vi fa da visualizzatore di immagini, vi fa da raccolta anche di testi che potete vedere magari scorrendo sul video. E negli ultimi anni il media center ha avuto una grande fortuna perché dagli anni 2000 in poi sono cominciati a sviluppare gli MP3, sono cominciati a sviluppare i video, gli X-Feed o i DVX, sono diventati famosi, si scaricavano da internet, però l'unico modo di guardarli era appunto sul computer, non c'era modo di portarli fuori perché non c'erano i lettori, non c'erano le apparecchiature adatte. Insomma, l'unico media center che esisteva negli anni 2000 era il computer, non c'era nessun altro modo di vederlo. C'era il videoregistratore, ma faceva le cassette, c'erano i primi lettori DVD, però facevano solo vedere i DVD. Media Center, quel computer, si è potuto finalmente utilizzarlo a pieno, con tutti i formati, quindi qualsiasi formato multimediale, cioè se non posso farvi la lista perché è lunghissima, ma MP3, Wave, MP4, che stanno di moda adesso, ci sono i video su YouTube, i video in flash, insomma tutti questi formati che erano relegati solo sul computer adesso, insomma si stanno espandendo, sono disponibili su altre piattaforme. Sono per esempio i lettori DVD da tavolo che leggono anche i DVX, e capiremo perché lo fanno e prima non lo facevano. Ci sono i lettori di autoradio che leggono gli MP3, oppure gli attaccati alla disc e li fanno ascoltare gli MP3, e una volta non lo facevano. Insomma, cerchiamo anche di capire che relazione c'è tra i media center e varie apparecchiature che tentano di essere un media center, nel loro piccolo, ma hanno comunque limitazioni, e capiremo anche perché ci sono tutte quelle limitazioni. Allora,
Mediaset, noi parliamo di computer stasera, infatti vi mostrerò due computer. Questo è il mio portatile che è riadattato a Media Center e questo, spero che ci crediate, è un altro computer che costa $35, non è che fa tanta, non ha tantissima potenza, non ha tantissima memoria, però questo è un computer, fate benissimo con Media Center e poi vi farò vedere anche quello che è veramente un potente Media Center, è uno dei migliori Media Center che ci siano a disposizione adesso per quel prezzo. Allora, cominciamo un attimo a capire gli altri media center, ovvero gli lettori CD, gli autoradio. Cosa sono? Praticamente l'autoradio sappiamo tutti, è solo che ti fa ascoltare la radio, fa ascoltare il CD come siamo abituati. Da un certo punto in poi hanno cominciato a farci ascoltare gli MP3. Okay. Bellissimo, noi abbiamo per scontato che sappiamo MP3, ma io non l'ho per scontato, insomma gli MP3 è un file musicale compresso con un certo algoritmo matematico che permette in poco spazio, in pochissimo spazio, di contenere tutte le informazioni che ci servono per ascoltare una canzone. Se vogliamo farci un'idea di quanto comprime, possiamo pensare che un minuto, diciamo un CD musicale sono, fate conto, un CD musicale sono un'ora e un quarto di musica, un'ora e un quarto di musica, un CD contiene 700 mega, sono un'ora e un quarto di musica, normalmente sta in 700 mega. Un'ora e un quarto di musica di un CD compresso in MP3 lo abbiamo in 60 mega, quindi vuol dire che è meno di un decimo della dimensione di prima. E questo vuol dire che in un CD mi stanno 10 volte tanto in un CD. Serializzato mi saranno 10 volte tanto come MP3. E questa è la media, perché ok, posso aumentare la qualità, me ne stanno un po' meno, però il discorso è che comunque è una di compressione che funziona veramente bene. E quando nel 2000 è esploso tutti hanno cominciato a conoscere MP3, hanno cominciato a trasferire le canzoni da un computer all'altro, era proprio perché trasferire 10 volte meno traffico vuol dire 10 volte meno tempo da passare su una canzone, vuol dire 10 volte più facile reperire quella canzone. Insomma, è nato così anche il fenomeno tutto della pirateria, è nato anche perché è stato veramente la musica che era fruibile in maniera incredibile e poco tempo dopo è successo lo stesso con i video. E per farvi un'idea di video, un DVD, che normalmente è un'ora e qualcosa di video, che sta su 4 giga, su un DVD 4 giga, ormai come lo sappiamo sono 700 mega, quando stava dentro un CD vuol dire che è compresso di 4 volte, quindi anche lì è stato veramente un nascere del trasferimento di video del MP3, della pirateria in generale, però è proprio perché questi algoritmi hanno permesso di farvi trasferire questi file, hanno permesso di renderli fruibili, la tecnologia tra le ADSL e tra i computer è aumentata, quindi permetteva di mostrare i video sul computer, i DVD sul computer e non solo. Insomma, il nostro concetto di multimedia che abbiamo adesso, attuale, 2012, è perché è nato tutto dagli anni 2000, dall'inizio degli anni 2000, perché prima eravamo abituati che la cassetta rimaneva sulla cassetta e il DVD rimaneva sul DVD sui primi tempi, le videocassette erano le videocassette quando ti finiva il nastro, non c'era niente da fare. Insomma, eravamo tutti legati al fatto che la musica stava sullo stereo, la TV stava sulla TV, i videocassette stavano sui videocassette. Dagli anni 2000 poi questa cosa è cambiata, quindi adesso tutti fanno tutte le autoradio e leggi di MP3, quelle che costano 1000 euro vi fanno anche il DVD in macchina. E perché è successo questo? Perché è avanzata la tecnologia, perché le autoradio sono più simili a un computer che non a una vecchia autoradio, perché le autoradio hanno gli algoritmi al loro interno per leggere gli MP3, per ascoltare gli MP3, hanno gli algoritmi per vedere i video e hanno i monitor più piccoli che permettono di vedere i video. Insomma, c'è stato tutto questo nascere di soluzioni per permettere di usufruire dei nostri file multimediali in qualsiasi posto, in qualsiasi luogo, in qualsiasi maniera, in qualsiasi formato. Lo streaming su internet, per esempio, è perché la DSL ci permette di scaricare più dati più velocemente, quindi possiamo guardarci i film direttamente da internet senza sapere neanche dove sono, fisicamente non sappiamo dove sono. Quando mettiamo i file sul nostro hard disk e lo adattiamo alla macchina, sappiamo che i file sono lì dentro e l'autoradio
sa benissimo come leggere un hard disk, mi fa ascoltare invece che un CD di musica, mi fa ascoltare 3.000 ore di musica, dipende da quanto è grande il vostro hard disk, da quanto avete speso. Insomma, adesso un centro quotidiano ideale dovete pensare che è un po' dappertutto, chi più, chi meno, tutti possono fare un media center. Quello che ci interessa a noi però è fare un media center che sia fatto di software libero, questo è la cosa più importante sinceramente per me, il fatto che non sia costoso e il fatto che sia fruibile a me o alla mia famiglia, nel senso ci sono media center che costano migliaia di euro ancora e sono delle cose fantastiche, sia a livello di design, sia a livello di potenza, sia a livello di qualità, ovvio che se ho tantissimi soldi da spendere posso farmi la mia camera, trasformarla in una sala da cinema, ma non è questo il caso, nel senso io vi dimostrerò che con $40 più grazie al mio televisore posso fare un media center che non dico pari a questi qua, ma fa la stessa funzione, assolve la stessa funzione e la assolve in maniera egregia. Allora, se io spero di non avervi annoiato troppo con tutte queste premesse, insomma vi faccio vedere un media center. Io ho avuto il tempo di guardarvi solo quello che vedete in questa immagine qui, vedete anche lì davanti se non si è fermato tutto, il nome è XBMC, che credo che voglia dire Xbox Media Center. E perché Xbox Media Center? Perché è nato come progetto per sfruttare l'Xbox come media center. L'Xbox, la console di Microsoft, è una console per i giochi, sotto sotto è un piccolo computer, piccolo per modo di dire perché è anche abbastanza potente. E insomma ci si è resi conti che sfruttare tutto questo hardware solo per far girare qualche gioco o per far girare solo i DVD che hanno deciso loro che tu vuoi vedere, sfruttare i filmati su internet solo di quelli che hanno deciso che tu puoi andare a vedere, insomma è abbastanza limitativo, anche perché uno spendeva 100 euro per una console sapendo che ha un computer sotto le mani, insomma vorrei anche farci qualcosa di più. Insomma è nato questo progetto, ovviamente Xbox è stata hackerata, è stato scoperto come far funzionare, come funziona, è stato scoperto come mettere su dell'altro software e insomma già dispositivo ideale per sfruttare l'Xbox è stato appunto fare un media center. E così è nato l'Xbox Media Center. Perché praticamente, sostanzialmente, è una cosa molto semplice. È una distribuzione Linux fatta per girare sull'hardware, in quel caso era dell'Xbox, ma dopodiché ovviamente gira sia sul mio computer sia sul Raspberry, che vi mostrerò meglio più tardi, che è di un'altra architettura ancora. Insomma, è un Linux, come quello di tutte le altre soluzioni Linux, modificato per avere un'interfaccia più adatta all'uso di una televisione, o all'uso con un telecomando, per l'uso, insomma, non mi serve fondamentalmente la tastiera e il mouse per girare canali sulla TV. Ma è un Linux, un'interfaccia grafica apposta, sotto c'è Linux, insomma la dimostrazione del fatto che prima avete visto che c'era Linux sul suo computer l'altra volta, non ci ho fatto niente se non installarci questo programma in più e far vedere anche l'interfaccia. Ovviamente non ho il file manager, non ho internet, almeno ce li ho ma sono nascosti per fare dimostrare dopo. E questo è Media Center. Linux ha già i programmi per far vedere i video, ha già i programmi per fare MP3, l'unica cosa che mancava era appunto un'interfaccia che fosse adatta a un schermo della televisione piuttosto che a schermo di un monitor. E questo hanno fatto. Il risultato lo vedete qui, questa è l'interfaccia grafica di Xbox Media Center e quello che vi dà a disposizione, per esempio, adesso è in inglese, ma weather vuol dire il tempo, vi fa vedere il tempo che avete nella vostra location. Ovviamente non dovete fidarvi delle montagne nevate perché non è quello che c'è neve dove sono io, dovete fidarvi di 19 gradi, quindi dovete sapere la temperatura che c'è qua fuori, insomma l'orario anche quello è giusto. Foto, video, musica, programmi e ovviamente le poche configurazioni che dovrebbero essere necessarie, se non è che mi
metto a configurare la televisione, mi metto a configurare il mio lettore DVD. Ok, c'è qualcosa da mettere a posto, ma limitatamente. E adesso io purtroppo non è che sono proprio preparatissimo per questa cosa qua, non ho immagini per farvi vedere, però dovete, diciamo, fidatevi di me, che quando l'immagine è abbastanza semplice, voi dovete immaginare che semplicemente voi gli date una cartella con un sacco di immagini e voi col telecomando oppure con lo slideshow ogni 5 secondi vi mostra l'immagine, quindi voi sul schermo televisore immaginate che invece di guardare su un 23 pollici come quello lì, lo immaginate che lo guardate su un 40 pollici o 50, chi è fortunato 60 pollici, più guardate le televisioni che l'immagine, le foto di televisione che insomma fa un altro effetto, guardarsene grande su un bel monitor piuttosto che su un piccolo monitor da un portatile. Musica è la stessa cosa, no, purtroppo qui non ho musica, volevo scaricare l'arrangiamento che se qualcuno ha la memoria della settimana scorsa, poi il sito dove potete scaricare musiche liberamente disponibili, oppure potete fare gli entry dei vostri CD che avete già comprato. Quello che fate è semplicemente ascoltare la musica, quindi questo magari c'è una televisione un po' sprecato, però magari uno ben impianto surround vuole ascoltare su televisione, fa sempre la differenza. Io piuttosto di due casse di computer preferivo il mio impianto in macchina, che era molto più potente delle mie casse in casa. Quello che però posso farvi vedere, ed è più interessante, sono i video. In particolare adesso vi mostrerò cosa può fare XDMC. Allora, oltre a far girare i video che sono sul computer, che vi mostrerò dopo con l'altro sistema, XDMC ovviamente sa che è sul computer, sa che c'è la possibilità di andare su internet e quindi ha un sacco di add-ons che gli permettono di andare a vedere dei video direttamente da internet. Okay. Quelli che vedete qua, okay, YouTube, Vimeo, NASA, Khan Academy, ESPN, sono degli add-on fatti non necessariamente da chi sta costruendo i CRPC, ma anche dai suoi utenti appassionati e tutto, che hanno detto: cavoli, c'è quel sito là, YouTube, ne parlano bene, un sacco di video, sarebbe meglio se potessi vedere i video di YouTube direttamente sul mio Media Center piuttosto che andare sul browser e guardarmi lì con l'interfaccina di YouTube, con la pubblicità e tutte le altre cose. Insomma, io so come fare, più o meno, e vado, mi faccio il plugin per YouTube e vediamo un po', anzi no, facciamo una ricerca perché gli mostro qualcosa di carino. Insomma, cosa ha fatto? Ha fatto un plugin che va direttamente su internet, va su YouTube, gli dite cosa volete cercare, in questo caso io ho cercato Timescape, insomma vi mostra tutti i video di Timescape. Adesso io sto usando il mio touchpad del mio computer, sto usando la tastiera del computer, però spero di mostrarvelo dopo senza troppi problemi, che questi sistemi qua ovviamente non sono pensati per usare la tastiera, no. Ci possono essere, e ovviamente le altre funzionalità classiche del scorrimento, di selezione, però questi sono dispositivi pensati per non avere telecomandi, non voglio andare ogni volta a pigionare sotto la mia televisione per cercare un video e tutto. E questi poi funzionano benissimo con dei telecomandi Bluetooth, con telecomandi via wireless, addirittura con delle applicazioni del telefono, e voi potete controllare il vostro Media Center direttamente dal divano con il vostro telefonino piuttosto che comprarvi un telecomando apposta, o piuttosto di utilizzare alcuni, ovviamente non tutti, alcuni telecomandi di altre televisioni, ma è un po' da provare. Insomma, quello che voglio mostrarvi adesso è, ok, io ho trovato un bellissimo video su YouTube e me lo voglio guardare. Adesso non c'è tanto audio, non posso riesco a realizzarlo. Non so se si sente qualcosa. Dove l'audio da qua? Non so se sente qualcosa. Insomma, ok. Quello che
facendo adesso è semplicemente detto, ok, qua su YouTube ho cercato questo video, timescape, e lo mostri. Voi dovete immaginarvi di essere seduti sulla vostra poltrona, avete il vostro telecomando e state vedendo tutto questo seduti, guardando YouTube, decidendo anche i video, cercandoli da seduti, e quella lì è la vostra televisione, oppure il vostro schermo, oppure il vostro proiettore, e il vostro anche, magari anche il vostro computer portatile, solo che volete usarlo in media center perché non volete aprire tutti quei programmini. Questo è un utente particolare del mio computer fatto apposta per fare media center. E questo video qua non ce l'ho sul computer, non ce l'ho scaricato, è video in streaming su YouTube. E come posso mostrarvi questo video? Volete, posso mostrare tutti i video di YouTube, cioè, se non c'è praticamente limite a questa cosa. E questo è un plugin, nel senso, è fatto apposta per YouTube, e come YouTube ci sono i plugin per Vimeo, per Khan Academy, per il sito della NASA, piuttosto che veramente qualsiasi sito di streaming, se non ce l'ha la donna, lo chiedete e trovate la quella che si chiama, probabilmente. Insomma, spero che questo vi dia un po' l'idea di la potenza di avere un computer, e un computer non qualcosa di chiuso, ma qualcosa di aperto in cui potete metterci le mani, che faccia da media center. Perché io questo video qua lo conosco perché è un video bellissimo, e adesso è un video fatto da dei fotografi, e lo trovate anche da comprare online, cosa che sto facendo, farò per giorni. E questo è solo il trailer, quindi posso mostrarvi questo solo perché è il trailer, perché l'hanno pubblicato su YouTube. Insomma, immaginate di trovare, di scaricare un video in HD, di comprarvi un film in HD, o di avere il vostro Blu-ray. In questo caso vi serve solo il lettore Blu-ray da attaccare al vostro computer, senza avere un lettore a tavolo, e ve li potete guardare tranquillamente senza nessun problema. Non avete limiti, perché quello che funziona sul computer, cioè praticamente tutto, voi lo potete proiettare sul monitor della vostra televisione, sul vostro proiettore, ovunque. Cioè, avete voglia di darmi qualche suggerimento per cercare qualche video per dimostrare che sono veramente su YouTube e non sono da scaricare per fare cose nascoste? No, niente, nessuna idea. Cosa cerchiamo? Cosa ti interessa? Secondo me piacciono le cose un po' dell'esplorazione spaziale. Lo chiamo shuttle, vediamo cosa mi trovo fuori dello shuttle. Adesso non vola più, purtroppo. Eccolo qua. Ovviamente, come tutti i video di YouTube, potete andare avanti, se non volete stare lì ad aspettare, guardare 45 minuti di video. Avanti, il tempo che si carica da internet, e vediamo anche quanto va bene questo internet qua. Troppo fatica, vabbè, intanto finché aspettiamo, in pausa. Qua un video di partenza, vedete, avete tutti i comandi classici, quindi vanno via dopo un po', però c'è il pausa, avanti, indietro, vi dice anche la qualità, questa è standard quality. Ovviamente se avete su YouTube potete scegliere tra HD oppure standard quality, 720p o 1080p addirittura. Adesso quello che vi posso mostrare perché il proiettore non ce la fa, però potete guardare i film in HD se avete un monitor full HD come questo qua. Potete andare tranquillamente e dire, ok, non mi interessa la qualità bassa, voglio la super qualità. Se guardate, vedete che non è che si veda benissimo, però siamo in streaming su internet, quindi insomma ci accontentiamo. Controlli sul volume, ovviamente
tutte le cose classiche che fate con qualsiasi televisore, con qualsiasi lettore DVD, con qualsiasi media center. Niente, non gli manca niente, se gli mancasse qualcosa ci starebbero già lavorando. Mentre posso dire, ok, finché tu mi fai vedere il video io voglio vedere qualcos'altro. Ok, andiamo a vederci questo. Anche questo, vediamo un po'. Questo invece, come sapete qua, è un film, è un video in 720. Quindi questo è un HD Ready. Se quando ho comprato la televisione c'è Full HD, HD Ready, 720p vuol dire che in HD Ready, che è il minimo per essere HD, diciamo. E come vedete la qualità è già diversa, nel senso, se vi ricordate un attimo il video di prima, vedete che è già diversa la qualità, e questo non è ancora il massimo che si può ottenere da un computer e neanche dalla tecnologia attuale, perché adesso stanno, so, io mi butto lì una sigla, se cominciate a sentire dei film in 4K, voi dovete immaginare Full HD moltiplicarlo per 4, e quelli sono i nuovi film che verranno fuori tra poco. Se avete un monitor abbastanza potente, una televisione abbastanza potente da far girare, vi assicuro che è una cosa mostruosa. E voi dovete immaginare che, ok, questo monitor qua, Full HD, voi dovete immaginare che la risoluzione è il doppio di un quadro, più in realtà, di questo monitor qua. Prendete 4 monitor di questi, mettete insieme e avete i film nuovi che verranno fuori. E praticamente questi lettori qua, questi media center, qua sono già predisposti, si possono già far girare sulla tecnologia attuale. La tecnologia che manca è il monitor in questo caso. E questo è un film in HD, è un film in HD, è un video in HD, in streaming da YouTube, che sta arrivando da internet e me lo sta mostrando sul mio proiettore. Adesso facciamo una prova e proviamo a fare il telecomando. Perché adesso vi ho detto che si possono fare con i remoto, con i telecomandi, con i cose. Perché, vabbè, non lo vedo molto. Nel senso, dato finché ci prepariamo. Scaricare dal Play Store di Android l'applicazione XBMC Remote, ok? La scaricate gratuitamente, le installate, ci sono pochissimi e semplici passaggi, ok? Però per il funzionamento sono fondamentali. Primo passaggio va applicato nel PC dove è installato il Media Center. Si va su impostazioni, quindi adesso in inglese setting,
E casomai lo portiamo in italiano, così forse è un po' più semplice da utilizzare. Ok, sulla prima apparenza portiamo lì in italiana, no, no, intermission, okay. È semplicissimo, comunque nei settaggi basta vedere, si porta in italiano di default tutta l'impostazione del software. E anche su Reggio si può fare Italia. Ci siamo? Ok. Ok, comunque anticipiamo un attimo i discorsi su rete, poi dobbiamo flaggare un'opzione che consente il collegamento ad apparecchi esterni per il controllo remoto, che se non flaggate quell'opzione il vostro Android non riuscirà a comandare il software da remoto. Quindi torna su, rete, ecco, adesso ha flaggato. Ultimo particolare da controllare sul PC è devi fare un'uscita, se non sai l'indirizzo IP del PC, devi uscire, perché serve, perché l'ho provato sul mio PC, ma il mio PC ha sicuramente un IP diverso. Aprite la console, okay, e date un ifconfig, ok? E vi dirà istantaneamente l'IP del vostro PC. Se siete in Windows, perché questo software potete installarlo anche su un sistema Windows, dovrebbe essere un start esegui cmd command, ok, ipconfig slash all, qualcosa del genere. Adesso io il mio programmino me lo dice da ecco. Però voi c'è quello che dice, se non avete questo è da console, non è il modo più semplice, però sicuramente è il modo più efficace. Ma in Windows è uguale, quindi ifconfig e guardate l'eth0 che è la porta di rete, 192.168.1.123, visto? E quindi il computer è raggiungibile attraverso internet, attraverso la rete, a quell'indirizzo. Adesso noi torniamo. Questi sono gli unici parametri che servono. Per configurare l'Android, lo smartphone, installate l'applicazione, si scarica gratuitamente, si installa facilmente, non ci sono problemi. Domanda l'IP che trovate sulla console con questo comando, ok? Mi allontano così sembra che non sono solo io che sto muovendo. Ecco, adesso Sante ha inserito l'IP corretto di questo PC e da remoto con il telefono sta controllando, ok, il software, quindi avete un telecomando. Avete un telecomando classico, avete varie schermate, una di queste è un telecomando classico con i pulsanti avanti e indietro, le frecce su e giù, okay. Oppure vi appaiono proprio i menu. Sì, la cosa è che purtroppo per far vedere questa cosa qua mi si è scollegato da internet, quindi è sempre sì. Interessante darmi i video su YouTube. Quindi... Sì, è indispensabile, qui sotto c'è un modem wifi, ok, il PC adesso l'ho collegato al modem wifi. Perché se non avete un sistema wifi di casa, il vostro Android non si collega alla rete, ok? Almeno non so se ci sia un sistema per collegare Android via cavo, non so. Non so comunque. Non credo. Esatto, quindi ormai tutti abbiamo il sistema wifi in casa. Se avete questo sistema a casa vostra,
potete usare questo sistema per controllare da remoto, ok? Adesso vedete se siete interessati a vedere il programma sul telefono. Mi interessa? Lo facciamo vedere in velocità. Insomma, come vedete, questo è un normalissimo cellulare con Android. È Android 13, 20, ma se a volte cioè, non si vede niente. E comunque, questa è la schermata. Ma questo è il programmino, possiamo vedere il programmino. O avete questa interfaccia, quindi avete tutti i comandi come un normale telecomando, avanti e indietro, le frecce su e giù. Oppure, si può vedere l'interfaccia. Comunque sono tutti quanti quali domande. Che se no ne avete un'altra proprio con le stesse icone e lo stesso sistema impostato sul media center. E come entrare? Non si può chiamare. O se riusciamo. Mi sa che ho prendo il doppio telecamera. E io vedo solo questa uscita qua. Okay, non è compatibile, non si possono fare le due cose insieme comunque. O lo facciamo meno. Comunque ecco, non è difficile, sono due particolari. L'indirizzo IP è necessario, deve essere la stessa LAN, ok? E vi scaricate l'applicazione gratuitamente da Play di Android, insomma. Beh sì, insomma le icone erano quelle che vedevate in bianco, no? Potete andare direttamente sui video, direttamente dalla musica e poi vedere. Se ci fosse la musica posso far partire direttamente da qua. Prova a cercarla così, come si fa a inserire e cercare qualcosa, anche se non te la cerca, prova su video. Cosa? E su video e cerchi qualcosa, insomma vedere che puoi anche scrivere. In un attimo di pausa. Volevo precisare una cosa, sembra poco importante, ma gli Eton sono il motore di questo sistema, cioè la quantità di Eton presenti per questo multimedia è veramente la forza che fa la differenza. Okay. Se voi vi portate, e casomai poi quando usciamo dal programma, vi portate sul sito di XBMC, okay, trovate una serie di Eton che è sufficiente cliccare sopra, ci sono quelli ufficiali gestiti dalla comunità e ci sono quelli di terze parti, ok, quelli non gestiti dalla comunità, e ce n'è una lista veramente lunga. Voi lo selezionate, automaticamente lo scaricate sulla vostra home, poi casomai facciamo vedere. Dal media center c'è una funzione che dice installa come zip, ok? Voi installate l'addon del repository, quindi è un server diciamo remoto, dove all'interno ci sono tutti i collegamenti
alle più svariate, ai più svariati link, e dentro trovate veramente di tutto. Ok, poi casomai andrai, vi farà vedere. È veramente un mondo quasi infinito, una sera per passarli non basterebbe assolutamente. Se adesso mostro anche un po' di plugin. Perché gli add-on sono veramente un motore fondamentale di questo media center, ok? Ci sono add-on per fare svariate cose, ma ci sono gli add-on che aggiungono i repository, quindi tutti i link dove trovare le fonti multimediali, ok? Video, immagini, musica. Ok, quindi è importante, se vi interessa provare questo software, provate a scaricare i vari add-on di repository di terze parti, perché veramente ce ne sono un'infinità. Ok, se vi interessa, provate. Poi vi facciamo vedere dove trovarli e come installarli. Vi faccio vedere la lista di plugin. Quando avete visto che si è chiuso è perché lui ha premuto il tasto power off, mi ha chiuso il programma, è uscito. Niente, fai vedere che proprio il telecomando di far chiudere il dispositivo. Ok, adesso vabbè, avete visto che si può controllare con il cellulare, quindi non dovete neanche spendere soldi per il telecomando. Se avete già una wireless a casa, avete il vostro dispositivo collegato in rete o via wireless o via cavo. Nel mio caso, per esempio, a casa mia ho tutte le case cablate, quindi ti attaccherò via cavo. Ho il wireless, ecco il dispositivo. Sì, grazie. Insomma, con il dispositivo che avete già, oppure se non l'avete già, insomma, ok, non dovrei dirlo, però c'è anche fare il phone, ho controllato. Ho contato per il mio, purtroppo ha un sistema operativo strano e non c'è, dovrò farlo da solo. Però, insomma, anche se avete per forza un Android, oppure non volete potete comprare i telecomandi, ci sono già i telecomandi che lo fanno, insomma sono i video per fare tutte queste cose qua. Adesso se io mi stacco col cavo, dovrei essere in grado di andare su internet un'altra volta, spero. Non volevo la musica, non volevo i video. Insomma, mi parlava degli add-on video. Abbiamo previsto. Insomma, uno ve l'ho già mostrato. E alcuni li ho già installati, per esempio YouTube, Vimeo, NAS, Khan Academy. Insomma, però la lista, oltre a quelli che... Questi sono quelli che sono già disponibili, quindi per mostrarvi come si fanno per installare, se a me interessa, per esempio, vediamo un po' le cose di... queste due cose qui, di Animate, Fox News, non le guardano mai, però. Voi volete guardare il sito di Fox News, volete guardare le news di, o quello che trasmette Fox News? Cioè, quanto ci ho messo? 5 secondi. Se vi interessa piuttosto che Fox News, vediamo un po' cos'altro potrebbe essere interessante. Beh, interessante li ho già messi io, quindi. Vediamo un po'. NASCAR, ecco. Vediamo un po' cosa trasmette il NASCAR X. Insomma. L'addon l'ho scaricato, torno indietro, vado a vedere cosa trasmette NASCAR X stasera, vediamo un po' cosa c'è qua. Speed, una strana intervista con qualcuno. Adesso mi sto guardando un video reso disponibile dal sito della NASCAR, e sto guardando di streaming, che non l'ho scaricato, l'ho appena installato questo plugin, non è assolutamente sul mio computer. E questo è il sito della NASCAR, voi, quando cercate, se voi andate sul sito della NASCAR probabilmente troverete un sacco di schermate, un sacco di link, un sacco di casini che probabilmente non mi interessano a niente. E con questo plugin qua provate subito. Con la RAI? Con la RAI, allora, la RAI merita un discorso a parte per il semplice motivo che trasmette con tecnologia proprietaria. Questo vi fa capire quanto in Italia siamo attenti su queste cose. Praticamente cosa è successo? Che la RAI, quando ha deciso di dire ok, vogliamo trasmettere su streaming, su web, perché di qua perché su, non ha capito niente, non ha capito cosa vuol dire fare streaming su web, non ha capito cosa vuol dire rendere i contenuti disponibili, non ha capito cosa vuol essere una TV pubblica, probabilmente,
insomma, scelto la tecnologia proprietaria di cui non c'è supporto di nessuno, di cui puoi guardare i video solo se il tuo IP è sull'indirizzo e sul territorio italiano. C'è una cosa scandalosa, e quindi non trovate, io non credo che lo trovate qui, non credo neanche che ci fosse stato, adesso possiamo anche controllare. Però il problema è che per anni Sitarai era inaccessibile a qualsiasi computer che non fosse Windows e che non fosse un computer, perché gli altri dispositivi erano quasi completamente tagliati fuori. Adesso che okay, Elon Musk, abbiamo visto che funziona, vediamo un po'. Vediamo un po' se c'è la RAI, ma io non credo che ci sia, non credo di averla vista. Non c'è. Non c'è, è il motivo. Io credo che sia questo. E sono quasi sicuro che sia questo perché ho dovuto. Cioè, per guardare dei video in streaming del sito della RAI che mi interessavano, ho dovuto fare i salti mortali sotto Linux. Quindi, ovviamente nulla vi vieta di farlo, o magari qualcuno se l'è fatto non è reso disponibile pubblicamente. Può anche essere, perché alla fine si riesce a far funzionare, però. Fammi capire che ci sono siti che sono più facili, siti che sono più difficili. Non è che con la limitazione del media center, non è la limitazione di Linux, non è la limitazione di niente, è la limitazione a monte, hanno deciso a monte che non tutti possono avere disponibili questi video. Insomma, scusa, il nome Sarpo che avevi fatto vedere, come sì. C'era Sarpo, mi sembra. Sarpo. E c'era scritto un IP. Sì. Cioè, solo se sei nel territorio nazionale islandese. Esatto, questa è un'altra limitazione. Loro, io non so cosa sia Sarpur. Sarà qualcosa di islandese, perché tu puoi guardare questo sito qua, o solo se sei islandese. È una limitazione, ovviamente ognuno decide come rendere disponibili i suoi video. Almeno questi sono più facili, probabilmente usare una tecnologia. È sempre proprietaria perché sappiamo, cioè, questi siti usano Flash, YouTube usa Flash, anche se sta andando su HTML5, e quindi può decidere se usare cose proprietarie o no, però è un po' un discorso un po' lungo. Insomma, almeno il Flash è proprietario, se pur mi dà fastidio, è un programma fastidioso, io spero che l'Airbag venga eliminato il prima possibile. Almeno questi sono impegnati, ma hanno fatto il plugin per Linux. Qualcun altro, tipo quello che usa la RAI, che è Silverlight, se lo sentite è stato a distanza di sicurezza, è fatto da Microsoft, fatto di stare a distanza di sicurezza, insomma sotto Linux se gira è un miracolo. Sì, c'è un emulatore che era stato fatto da una fondazione, che qui Microsoft metteva i soldi, però alla fine non è funzionato niente, perché Moonlight, che è la versione open source o free, o non si è capito cosa doveva essere, insomma, l'ho visto funzionare, ma cioè, vuol dire, come ho visto funzionare una bicicletta senza ruote, nel senso che se hai una bicicletta, sai che se ci metti una ruota funziona, e dopo due metri la perdi e c'è poco da fare. È veramente stato e purtroppo quando chi ha scelto questa tecnologia, qualche anno fa, adesso dovrà fare i conti del fatto che Microsoft la butterà via tutto e tutti quelli che hanno scelto perderanno un sacco di soldi, fra questi c'è la RAI e fra questi ci siamo noi che abbiamo dato il cambio. Anche Mediaset, sinceramente non lo so perché, allora, lì in altri discorsi, ma Mediaset è stato sempre contro addirittura, cioè il web, streaming di web, Mediaset, proprio sono due cose, mondi separati, che non si incontreranno mai. Hanno dovuto fare cose per conto suo con il loro sito, non sono mai andato, io non. Insomma, se qualcuno ha esperienza, sicuramente più esperto di me su quelle cose. Non so se sono Silverlight, quindi dici con Silverlight, non mi sorprende, perché sinceramente per loro è la cosa più giusta da fare. Tu non vuoi far vedere i tuoi video su internet, quindi usa tecnologia che non vedrà nessuno. È una cosa che ovviamente fa mal senso per loro. Insomma, questi sono i plugin che trovate già a disposizione subito. Poi ci sono, come diceva Stefano, altri plugin che sono un po' più complicati da installare. Io adesso non so come farvelo vedere. Insomma, purtroppo non so come farvelo vedere, però magari. Sono questi plugin aggiuntivi che potete installare su qualsiasi sito, potete farvelo, per esempio adesso non ve l'ho mostrato, però cosa succede quando voi utilizzate un plugin per esempio di YouTube,
anche il nome utente che avete su YouTube. Quindi se voi siete registrati avete già a disposizione anche tutti i vari funzionalità aggiuntive che ha un utente registrato, quindi le playlist salvate, i preferiti, tutte quelle cose lì, e ce le avete già. Non è che state perdendo qualcosa perché sfruttate YouTube passando per Xbox Media Center. E anche Vimeo, qua sono tutti io, ecco, probabilmente sono qua. Interfaccia web, vedete, sono tutti add-on di qualcos'altro. Perché adesso non li sono studiato, quindi non vado a farmi male su quelle cose che non conosco. L'ultima cosa da far vedere di questo sito qua è che non ci sono solo YouTube, quindi sì, ok, siti di streaming, di video, di bambini che si mettono a cantare perché lo metto su YouTube per farlo vedere a tutti, oppure l'ultima, quando sarebbe un milione i video degli utenti. Insomma, ci sono anche gli altri siti, e uno di questi che a me piace tantissimo ed è un sito che vi consiglio, si chiama Khan Academy. Insomma, questo è un sito che dà di un tipo, è una persona fenomenale, che dà tutti i video educativi su un sacco di materie. Qua ne avete alcune: matematica, scienze, finanza, testi umanistici, preparazione di esami, ovviamente sono un po', sono americani, sono studi americani, però sono fatti tutti dallo stesso tipo, quindi tutto questo tipo si è fatto video di matematica, si è fatto video di scienze, e video di scienze si è fatto video di biologia, di chimica, di cosmologia, infatti quello che stavo facendo io era seguendo i video di cosmologia. Insomma, tanto ne metto su uno e lo facciamo andare. Questi sono i video che trovate sul suo sito, disponibili liberamente. Vi prendete l'argomento che vi piace di più e ve lo studiate. Vi sono i video, sono interessantissimi, sono facili, sono veramente belli. È in inglese. Ci sono i sottotitoli. Ovviamente in italiano ce ne sono pochi, il motivo è perché ce ne sono pochi che fanno italiano. Se ci sono i sottotitoli in inglese, sì, i sottotitoli sono in inglese. Infatti è molto facile, anche se volete allenarvi in inglese, sono abbastanza facili, ma vi prendete qualcosa che conoscete, magari. Andare a fare video di economia, se non sapete tutto dell'economia, paragoni mai, può essere un po' complicato. Però il tipo è veramente fare in maniera semplice e facile. E io quando ho visto questo plugin qua, adesso non devo più neanche andare sul sito. Ci vado lo stesso perché c'è il login, mi tiene traccia di un sacco di cose. Però ovviamente guardarsi un video del genere in televisione, piuttosto che sul monitor, in cameretta mia, all'oscuro, fa un certo effetto. Questi video qua veramente mi piacciono tantissimo. Come vedete, video ce ne sono un sacco, su questi sono tutti solo quelli che fanno di cosmologia. Cioè, immagino, vi lascio immaginare cosa potete trovare lì dentro. E poi ci sono ovviamente un sacco di altre materie più o meno conosciute. Vediamo cosa si funziona. Allora, qua. Insomma, di fisica, di computer science. Ci sono anche video anche di storia, quindi devo dire proprio veramente trovate di tutto e di più. Ovviamente non c'è solo YouTube, non c'è solo Vimeo, ci sono solo i video, anche gli utenti, ma ci sono anche un sacco di siti interessantissimi, un po' meno conosciuti, ma che ovviamente sono supportati da Xbox Media Center perché gli utenti volevano che ci fosse questo supporto, se lo sono fatti. Quindi potete guardare in televisione di video educativi o farli vedere ai vostri figli, o comunque insomma vi fa capire cosa potete fare. Adesso io aspetto di farvi vedere l'altro, perché questo ormai l'avete visto e non ho niente da mostrarvi qua. Purtroppo, e posso anche lasciarlo andare dopo andare avanti. Purtroppo anche su questo qua sullo video, però sono un video un po' più interessanti. Non è una persona che distrae, che rimane. Insomma, questo è un Raspberry Pi. Questo è quello che veniva a casa quando ho ordinato questo computer. E questo è effettivamente un computer, è un'architettura che è diversa da quei computer normali, è ARM, invece che avere le CPU Intel o AMD. Più o meno è la stessa architettura che trovate sui telefoni, sugli iPad, sui Android, sui router o dispositivi. Insomma,
questa scheda costa $35 e ha il processore, che se riuscite a vederlo è quel quadrato nero in mezzo alla scheda, ha l'uscita video, che è questa di fianco, l'alimentazione qua sopra, il sistema operativo, adesso la sto tenendo, è sulla SD da 8 giga, quindi questa 8 giga contiene tutto il sistema operativo e c'è spazio per fare un sacco di altre cose. Ha due prese USB, ha una presa di rete, c'è la versione più semplice che costa meno, che non ha neanche la scheda di rete se non vi serve, costa $25. C'è un'uscita audio, un'uscita video e tutta una serie di controlli, GPIO che servono per controllare uscite, insomma se volete controllare per esempio le tapparelle di casa, e vi piace fare il controllo, potete farlo con una schedina così, sono anche schedine che costano meno e sono più adatte a fare cose di questo genere. O controllarvi l'acquario, se volete un acquario non mi interessa spendere centinaia di euro in aggeggi che controllano le luci, le scale, potete farlo tranquillamente con queste schedine qua. Questa in particolare è stata pensata per fare la media center, l'ho pagata €40, perché ok, $35 in America, da noi costa $35. Pensi di tagliare 5 euro anche io, insomma, però alla fine c'è questo. Adesso stiamo avvicinando alla parità, però insomma, non c'eravamo ancora, speravo, qualcosa, però. Insomma, questo è quello che vi arriva a casa. Quello che dovete fare a voi è comprare un SD, installare il sistema operativo. È un po' complicato il sistema operativo, almeno adesso è un po' complicato perché è nuovo, è uscita da qualche mese, però insomma non è impossibile. Dovete collegarla al vostro video e avete un media center. Okay. Il tempo di fare la scheda sono da scaricare 60 MB di programma, c'è già il programma che ti installa tutto, c'è la guida. Nel giro di 5 minuti ve la preparate l'SD, la attaccate sull'SD, attaccate la corrente e voi arrivate qua. Non c'è da configurare niente, non c'è da... questo è proprio esattamente come se l'avessi appena comprata, appena messa sulla scheda. E questo qui, come dicevo, è Linux, lo stesso Linux che c'è lì, solo compilato per questa versione, solo ovviamente con un sacco di cose in meno perché non servono, un sacco di cose che per far funzionare il computer questo qua non servono, e ha ragione perché anche non è che sia potentissimo, ma farà delle cose interessantissime che piaceranno un sacco, però non è potentissimo. Il processore da credo che sia un ARM 700 MHz, è un ARM versione 6, ci sarà 5, 6, 7, per chi può essere interessato ai numeri, è un ARM 700 MHz con 256 MHz di RAM. E quello che volevo far vedere io in questo caso è, andiamo sui video, io adesso non si vede perché è minuscolo, ma ho attaccato una chiavetta USB. E su questa chiavetta USB ho messo dei video. Ok? Dovevano essere tre, ma ne vedo solo due. Va bene, probabilmente un video mi è scappato. Insomma, questo qui è un video che si chiama Sintel, è un video fatto dalla fondazione Blender, che è la fondazione che sta dietro un programma omonimo che si chiama Blender, che è un programma per fare grafica 3D. Ed è potentissimo questo programma, è usato anche per film di Hollywood, è usato per un sacco di cartoni veramente di livello qualitativo elevatissimo, e per far vedere che loro non solo sono bravi a programmare, ma sono anche bravi a usare questo programma e far vedere quello che può fare il programma, hanno fatto questo video. E questo video è un video in Full HD, 1080 punti, cioè quello che trovate nei Blu-ray. Ok? E quello che state vedendo qui è il video in 1080p che sta girando su questo computerino qua. E non sta scattando, non sta avendo nessun problema. Questo, ovviamente, purtroppo è il monitor è piccolo, è cosa quello che avevo. Voi vi immaginate su una televisione, questo è un 23 pollici, da un 32, da un 40 pollici, Full HD, e vi state guardando un Blu-ray, questa è la qualità di un Blu-ray. E sta girando su un hardware che costa un decimo di un lettore Blu-ray, probabilmente. Anche perché un lettore Blu-ray da tavolo credo che meno di 200-300 euro non spendiate, ma credo
domanda se forse sta giocando un po' più basso. 80 euro. Mm? 80 euro. Un lettore Blu-ray da tavolo. Vabbè, ah, l'economia di scala funziona, no? Però, ok, questo è quell'aggeggio lì che sta facendo girare il video. Ovviamente è un po' cruente il padrone. Quindi adesso voi immaginate che potete attaccare quella scheda, la scheda di rete, cosa potete fare? Le attaccate per esempio alla vostra rete casalinga, oppure ci mettete una scheda wireless, le attaccate alla vostra rete casalinga, avete il vostro computer con i vostri video fatti della, della telecamera, del battesimo, del nipotino, li avete sul computer e ogni volta che devo guardarmi in televisione devo passarmeli, devo trasferirli, devo trasformarli in un casino. Oppure avete il vostro video scaricato da internet, ovviamente che avete comprato, non avete piratato, diamo in chiaro, e ve lo guardate sulla televisione. Avete il video fisicamente sul computer di casa, avete il video fisicamente sull'hard disk oppure fisicamente chissà dove, e ve lo guardate, vi configurate e dite ok, io non posso, riesco a tornare indietro, andrò a far dimostrare che ho un 1080p, un Dolby Digital 5.1, quindi vedete, un film in HD, tutto è tutto in HD anche in video, anche nell'audio, purtroppo non si sente perché non ho le casse qua. Ok, quindi ripeto, non è necessario che i file siano fisicamente attaccati, quindi se sono su una chiavetta attaccata USB o abbia l'hard disk o abbia queste cose. Una volta che voi attaccate questa giccia alla vostra rete e dite ai vostri altri computer e dispositivi, guarda, metti a disposizione questo video, questo MP3, queste immagini, e voi configurate il vostro media center, che potrebbe essere questo, potrebbe essere anche il computer fisso, potrebbe essere qualsiasi cosa. Una volta che li avete configurati, per dirgli là ci sono i file, vai a prenderli, mostrameli, usando la rete voi potete mandare, mostrare al video qualcosa che non è fisicamente sulla macchinetta attaccata, è da qualche altra parte però disponibile. E quindi voi per esempio non dovete farvi il super media center con il super hard disk gigantesco con attaccato decine di lettori Blu-ray, DVD e chissà quanto altro, perché questi lettori Blu-ray possono per esempio essere attaccati al vostro computer. Voi avete già un computer con lettore Blu-ray e non è che dovete prenderne uno per attaccarlo lì, neanche perché ha due porte USB, a meno che non vi comprate un'app e le finite subito. Però se per esempio il mio portatile ha il lettore Blu-ray, perché ho comprato quel lettore Blu-ray? E lo configuro per rendere disponibile quel lettore Blu-ray al mio dispositivo, io mi guardo il video dal lettore Blu-ray direttamente dalla televisione. Se io ho i miei video scaricati e io ho su un hard disk sul mio computer, me li guardo il mio computer, spengo il computer, i video non sono più disponibili, però vabbè, insomma, andrò su internet e mi guarderò YouTube. E questo lo posso fare da tutto quel dispositivo lì, lo posso fare con il telecomando, lo posso fare insomma. Io spero di aver convinto che è un media center, è file media center, non è un computer, o meglio sì, il computer è quello che c'è sotto e mi permette di guardare video, di ascoltare musica e fare quelle cose lì. Però è un media center nel senso che lui si aspetta solo di mostrarmi video, di mostrarmi immagini, non pretende che abbia la tastiera, non pretende che abbia il mouse, non pretende che io sappia come configurare un Linux o qualsiasi altra cosa. Vedete, adesso è stato abbastanza semplice, momento io sono andato, vediamo un po' se... Infatti volete usare l'interfaccia qua col mouse, non è proprio il mouse, perché il mouse non è il suo, meglio, è sì il suo, però... Qua per esempio mi è già visto la chiavetta USB da 8 giga, io sono andato dentro e l'ho presa. Però per esempio voglio aggiungere video. Aggiungi la sorgente dei video source e qui per esempio posso dire ok, mi accetti della mia home, ok, della mia directory del mio utente, piuttosto che dal network file system, quindi dal
file system che è via rete da qualche altra parte, non è fisicamente attaccato alla mia macchina, è da qualche altra parte. Oppure UPnP sono delle mani di nomi strani, mai ho sentito perché ho comprato dispositivi che sono compatibili UPnP, sono tutte tecnologie che permettono di facilitare la comunicazione tra dispositivi e quindi dire ok, tu hai qualcosa che mi interessa e io te lo rendo disponibile facilmente dall'altra parte. E vediamo un po' cos'altro c'è, eccolo qua, Windows Network SMB. Questo vuol dire voi quando avete un computer con Windows avete quelle cartelle condivise via rete, magari è più facile averle in ufficio, avete la cartella condivisa su un altro computer e voi dite ok, so che entro su quel computer lì, sul computer di Manuel, entro dentro e so che la cartella è condivisa, quindi gli prendo il file. E questa è questa è tutta in identica maniera. Se ho un computer, non è necessariamente che sia Windows, perché Windows, Linux funziona con Samba in questa maniera e sono in grado di fare le identiche cose. Però ok, io condivido la mia cartella, la permetto agli altri utenti della rete di venire sui miei file, permetto a lui di entrare sulle mie cartelle e quindi lui è in grado di leggere tutto, leggere i video e li trasferisce via rete. E questa è una cosa semplicissima, nel senso non è che c'è configurazione, cose strane e tutto. Ve la stanno rendendo non facile, ma di più. Questa qua in 5 minuti avete già condividete una cartella sul vostro computer e dopo 30 secondi cambiate il computer, siete qua e configurumele, prendili, e se avete 30 film da una parte, 5.000 immagini da una parte, e qua li avete disponibili subito. Infatti si chiama anche zero conf, perché zero configurazione, insomma, tentano anche di alcune cose di rendere quello più facile, però questo per dimostrarvi quanto sia semplice, è un computer ma è pensato per fare un'altra cosa, media center. Media center uno si aspetta solo di avere il telecomando e di avere il video subito e devono funzionare. Ed è praticamente quello che abbiamo fatto stasera io. Insomma, spero di avervi convinto su questa cosa. Adesso io non so cosa abbiamo fatto, però non so cos'altro dirvi, nel senso che. In questa scheda si va anche su? L'Ubuntu ci stanno ancora lavorando perché è pesantina. Ti dico che prima di riuscire a trovare questa ci ho installato Arch Linux, che è la distribuzione, è un'altra distribuzione un po' più complicata da usare. Ci ho installato Debian, questa particolare versione è basata su Debian, quindi tu adesso vedi XMPC, però in realtà c'è sotto c'è una Debian configurata con questa interfaccia grafica e che parte senza chiederti l'utente. E quindi se Debian Ubuntu ci stanno lavorando e arriverà, perché ad esempio questo è un computer, tu puoi dire che attacchi mouse e tastiera, potresti anche lavorare, potresti metterti un sistema operativo come Ubuntu, andare su internet e navigare, cioè non è fatto per fare media center, è perfetto per fare media center, non è che può fare solo quello. Tu puoi anche fare controllo di apparecchiature di macchine, controllo numerico o qualsiasi altra cosa, nel senso ti programmi, ti metti software che ti serve e gli fai fare quello che serve. È un computer normalissimo come tutti gli altri, meno potente, con un'architettura ARM che è meno diffusa, diciamo, non è quella che trovi su dei computer desktop o notebook, però è un computer e può fare tutto quello che fa un computer. Se avete altre domande, perché sinceramente non so più di cosa andare avanti a parlare, adesso non ho mostrato tutto quello che devo mostrare, vi ho mostrato. Se c'è qualcos'altro che non vi ho mostrato che mi interessa sapere se lo fa, magari tornerò a rispondere. Volevo chiederti su XBMC si possono girare anche programmi, videogiochi? E quelli che avevo visto prima, non lo so sinceramente. Perché qui ci sono programmi. No, sono andato su musica. Allora. Programmi. Non so, quindi dobbiamo scoprire di cosa serve. Allora, per non saperne leggere né scrivere, questi secondo me sono programmi che permettono ai XMPC di fare qualcosa in più. Sì, ma ci sono programmi, ad esempio anche la trasmission, ad esempio,
è un programma che puoi installare su questo. Viene molto usato, ad esempio, non so se lo hai mai usato così, praticamente configurando il PC di casa con un cloud come il cloud con Ubuntu One, Dropbox ad esempio. Tu con il tuo telefono trasferisci un torrent ad esempio su Dropbox e il trasmissimo è configurato per scaricarselo automaticamente e mandarlo in download. Ad esempio tu puoi essere al lavoro, avere il PC a casa connesso, funzionante, ok? Dal tuo telefono scarichi, fai torrent che è leggerissimo, lo metti, lo trasferisci sul tuo cloud, trasmissi automaticamente appena lo vede e lo metti in download. E trasmissi uno di programmi, ad esempio JDownloader, ad esempio un altro, che è disponibile. Trasmissi trovi lì sotto, ma ce ne sono degli altri che io non lo conosco proprio a fondo. Comunque si possono installare i programmi, ci sono programmi che si possono installare, hanno un'interfaccia grafica. E questa di transmission è una delle funzioni parecchio usate, perché da remoto puoi mettere dei file da scaricare, ma tu sei al lavoro e puoi far partire il lavoro dei file. Per vedere di giochi, in effetti questo sembra un'interfaccia per i giochi. Adesso non so che giochi faccia girare, però teoricamente così puoi anche usarla come console, come macchina da gioco. TV Tunes, cos'è TV Tunes? Credo che sia una zona che permette di scaricare da questo sito, che è il TV Television Tunes. Non credo che sia qualcosa a fare con iTunes o altre cose. Non filotta i singoli giocatori. No, da quello che scrive qui non credo. Non credo che piloti i siti di attore, perché immagino che tu quello puoi sapere se hai la scheda TV. Però funziona. Non so, infatti il fatto delle schede TV, io che sapevo che era venuto da fuori, però sinceramente non ho né esperienza né altre informazioni per dirlo. E non ho avuto tempo di controllare se questo, se per esempio io ho una scheda TV attaccare a Linux, se si possa controllare con questa interfaccia qua. Quindi Mario, ho il mio schermo del monitor, ho il mio computerino, ci attacco la scheda TV, ci attacco l'antenna per la scheda TV e me la guardo la televisione. Sinceramente questo non so se si possa fare, nel senso, io immagino che non sia così difficile. Il problema è molto, nel senso che le schede TV hanno sempre dei driver che funzionano sotto Linux, quindi è sempre difficile provare tutto. Adesso ovviamente basterebbe, credo, guardarsi un attimo intorno e capire un po' se lo fanno, però così su di non te lo so dire questo. Però qua guardavo una cosa interessante, per esempio c'è il Gmail Checker, quindi praticamente voi potete anche guardare la posta elettronica da questo, sempre usando Xbox Media Center. Avete l'account di Gmail e magari vi dice quando arriva la posta elettronica, magari ve la fa anche leggere. Facebook Media, ma probabilmente vi farà vedere il video di Facebook e le foto di Facebook direttamente su... è un Media Center, ma fa un sacco di cose. E questi add-on qui alla fine non sono niente di speciale, cioè per, fine, per un programmatore fare un add-on del genere è abbastanza semplice. E una volta che l'ha fatto e l'ha reso disponibile a tutti, voi dite, ok, non voglio andare su Facebook, voglio guardarmi i miei video, le mie foto, avete da dopo, non so come funziona, adesso non ve lo faccio vedere, però per dimostrarvi la potenza di questo programma. Un'altra cosa interessante è Wake Online. E voi se vi chiedete cos'è, è praticamente, permette di accendere il dispositivo via rete.
Quindi voi dite, ok, mi sono guardato il film e lo chiudo. Il giorno dopo arrivo e vorrei aprirlo. Come faccio ad aprirlo? Non è neanche un tasto di accensione per Raspberry. Non è neanche un tasto per accenderlo. E com'è che lo accendo io? C'è il way con LAN, vedete voi mandando un pacchetto via rete, lui lo riceve e si accende. E quindi voi dite, ok, Mario si può fare con il telefono, probabilmente sì. Se, secondo me si può fare tranquillamente, voi ok, voi accendete il dispositivo, prendo il mio telecomando, gli mando il pacchetto, questo si accende, gli spot media center e comincio a guardare i video. Immagino posso fare anche un sacco di altre cose, però ovviamente se stiamo qua a lavorarci tutte, non finiamo più la serata, io so che vi piacerebbe. Cioè, se avete qualche altra domanda su... Una piccola precisazione, se voi volete andare a casa a provarlo, volete fare una prova, come fate? Se volete provare questo Media Center sul vostro PC? Allora, portandovi sul sito XBMC, ok, trovate i vari file che potete, le varie istruzioni più che altro, per poter installare sul vostro PC, ok? Installarvi su Windows, su Mac, su vari dispositivi e chiaramente anche su sistemi non Linux. Su un sistema come Ubuntu è semplicissimo, ok? Ci sono tutte le istruzioni e lo installate proprio velocemente. Un'altra alternativa, ok, molto comoda, che non vi crea nessun pericolo per il vostro PC se avete paura di danneggiare qualcosa, è scaricare un file ISO, ok, che trovate sempre il link nel sito, si chiama XBMCUbuntu, ok, e non è altro che una distribuzione GNU Linux basata su Ubuntu con un desktop manager leggero che è l'XDE. Chi ha partecipato alla seconda serata ha visto l'interfaccia grafica. Molto leggero, scanno, sotto non ci sono applicativi che girano, quindi è leggerissimo e il Media Center è già configurato. Oltretutto potete provarlo in live, cioè voi scaricate l'immagine, sono 650 MB se non erro, li masterizzate su un CD anche riscrivibili, su un CD riscrivibile, lo inserite nel vostro drive, fate il boot dal vostro drive, dal CD-ROM e partirà la distribuzione già pronta. Quindi voi avete quello che avete visto questa sera, ok, già bello e pronto senza fare niente. L'unica cosa da fare è andare su setting, cambiare la lingua come avete visto prima e quelle cose dirette, impostazioni dirette, ma sono semplicissime. Quindi se uno vuole ha già un sistema GNU Linux a casa sul PC, può installarlo, è un programma, ok? Se non avete un sistema GNU Linux, avete solo Windows, o lo installate come sistema di Windows, non so come, bisogna seguire le istruzioni, oppure vi scaricate l'immagine, masterizzate e le usate in live. Funziona più che egregiamente, anzi è molto leggera. Per chiudere vi faccio vedere un attimo dove trovare gli add-on, perché se vi interessa, ripeto, la forza di questo software è trovare i materiali in internet, ok? Mi sta facendo una cosa, adesso io, come ho detto, lui è stato su Ubuntu e cosa ho fatto? Io mi sono creato un utente XBMC che ho usato solo per fare questa dimostrazione e se voi eravate qui l'altra sera c'erano tutte le interfacce grafiche che potete decidere di utilizzare. C'è GNOME, c'è Ubuntu 2D e una di queste, quando ho installato XBMC, qui praticamente vi sta un'interfaccia grafica. Okay? E voi decidete, guardate che quando entro con quell'utente, voglio che mi parta l'interfaccia grafica XBMC. E quindi quello che succede è che nel momento in cui entro con questo utente, okay, lui mi mostra l'interfaccia grafica che ho scelto e l'interfaccia grafica che ho scelto è questa. Quindi vedete, proprio è un Ubuntu, è il computer che uso per lavoro, ho installato XBMC, mi sono fatto un utente e semplicemente ho un Media Center come ce l'avrei con quello lì,
solo che invece è un computer che uso anche per altre cose. E adesso vi facciamo vedere appunto quello che diceva lui di come installarlo. Questo è il wiki, quindi questa è la è parte di documentazione, lo devi dire sì. Gli add-on, quale? L'ultimo, terza parte, e no, ecco lì. È creato adesso qua. Cliccate sul link a destra e vi scarica il letto, ok? Lo trovate nella vostra home cartella scaricati o dove è di default e poi entrando, vuoi fare una prova, non so, ce ne sono veramente tanti, è solo questione di provare. Questi sono quelli non ufficiali, non supportati dalla comunità, quindi sì, saranno in continuo aumento sicuramente. Anche la documentazione vi spiega esattamente come fare con gli add-on, quindi trovate la guida che vi spiega come installarli, poi trovate la lista degli add-on, vabbè, gli add-on vi ho già spiegato tutto, qua ce ne sono un casino, trovate quelli per la versione. Una cosa interessante che potrebbe avere per esempio le skins, cioè la come si presenta il vostro media box, media center? Perché magari a voi avere quello lì con i vari colori non vi piace, trovate la lista delle skin, vi trovate le cose che ne mostro le cose carine. La skin Alaska, vediamo un po' com'è, se c'è una. Se non è che mostra voi questa foto, eh. Ma potete anche cambiare il look del vostro media center, quindi se dopo due settimane siete stanchi di darlo sempre uguale, insomma ve le cambiate o ve le provate. Insomma, questa è una delle tante libertà che vi dà questi programmi. Se non vi piace come è fatto di suo, ve lo cambiate voi, ve la fuori questa roba qua, che a me sinceramente non la prenderei mai, però magari qualcuno chi l'ha fatto sicuramente. Ed è una cosa sua personale. Vediamo un po' questa, si vede già qualcosa, insomma un po' più, vedete che qui cambia qualcosa, voi potete fare a sua misura come vi piace. Pare un skin, vediamo un po' se c'è qualcosa di qua, vi dice anche la matrice della compatibilità, quindi se c'è qualcosa che non è compatibile magari non capite perché, dato un controllino, magari quella skin non è proprio fatta per tutti i vari modelli o possibilità. Insomma, oltre agli add-on avete le skin, avete gli add-on di terze parti, avete... E questo non è carino, è un malvagio. Ma voi potete modificarlo, quindi se così non vi stufate, non vi stancate mai del vostro media center, insomma, invece di cambiare hardware ogni due settimane, ogni anno lo cambiate ogni due, ogni tre, perché vi cambiate la skin sempre più nuovo. Avete altre domande? Sotto Windows dire lo stesso o sistema? Sotto Windows non dovrei risponderti, Però prima quando eravamo sul sito principale, vediamo un po' se ci arriviamo, c'erano i download e c'è anche per Windows, quindi sì, puoi prendere un computer con Windows e fargli fare la media center. Puoi prendere un Apple TV e siccome ti fa sicuramente schifo il software di Apple, dici ok, ci stanno il software poi io.
Se hai iOS, che credo che sia quello per i dispositivi mobili di Apple, quindi penso che iPad, che sono sull'iPhone, un po' di... Metti che mani, non puoi togliersi da iOS sotto i piedi, però magari puoi dare un'interfaccia più carina. Se volete supporta Linux, macOS, Windows, Apple TV, insomma, supporta Raspberry, magari non ufficialmente, nel senso adesso sicuramente stanno lavorando, sono un sacco di news e tutto, però vuol dire anche quella supporta anche Raspberry, che praticamente è un Linux, quindi se supporta Linux supporta anche tutti quei dispositivi che girano con Linux. Altro? Questo è Raspberry, si ordina, c'è il sito di Raspberry, e non è facile da recuperare, semplicemente per il fatto che il giorno in cui è uscito aprivano gli ordini alle 6 di mattina, credo, o alle 6, 7 di ore italiane di mattina. Io l'ho ordinato alle 9, un quarto, di quello giorno lì, e praticamente ero l'utente in fila 29.000 qualcosa. E praticamente credo che qualche mese fa fossero arrivate 250.000 ordinazioni e ne avevano 4.000 a disposizione. E io sono sul secondo batch che ne hanno fatto 8.000 e hanno dovuto fare tutto un sistema per cui puoi comprarne solo uno, è solo per te e basta. Nel momento in cui lo compri devi rimetterti in fila, perché hanno avuto un successo incredibile. E ci sono i due produttori che lo vendono, che hanno avuto... Io l'ho preso da RS un anno. E RS Online credo che dopo neanche un mese avesse sì, tipo oltre 120.000 ordini. Adesso da quando è che è uscito? Ufficialmente è uscito o a febbraio o a marzo. No, a febbraio non c'erano i preordini. E hanno cominciato, è uscito il primo batch credo a marzo, ad aprile. A marzo, perché ad aprile è venuto fuori il secondo batch, io l'ho ordinato e ci ha messo 3 settimane ad arrivarmi, ma non perché ci ha messo 3 settimane ad arrivarmi, perché mi è arrivato in un giorno lavorativo, ci hanno messo quando hanno cominciato a produrre il secondo batch di 8.000 schede e quando hanno fatto la mia, infatti è numerata questa, vediamo un po', mi avevo mostrato dove era scritto. No, mi avevo mostrato un'altra croce alla data di produzione da qualche parte. L'ho persa. Niente, non la trovo, però insomma c'è la data di produzione, è stata prodotta una settimana prima che venivano spedite. E però sì, cioè, nel senso, se la volete c'è un po' da aspettare purtroppo. Io avevo messo la sveglia per le 7 delle mattine, io non ce l'ho fatta svegliare, mentre vado in ufficio e l'ordino dopo, praticamente mi è costato aspettare un mese in più solo per avere un'ora dopo dell'ordine. Sì, ma infatti adesso questo qua ha aperto la strada, nel senso che si sapeva che si poteva fare e si sapeva che qualcuno poteva farlo, però in effetti quelli lì sono stati i primi, cioè, che hanno fatto, hanno preso hardware completamente di cui si conoscono le specifiche, non c'è niente di proprietario dentro, il design della scheda è accessibile, i componenti sono componenti normali, quindi tu puoi andare sul sito, scaricarti il codice e costruirti la casa. Volendo per fare la casa e nessuno ti verrà a chiedere royalty, nessuno ti verrà a chiedere permessi, quindi teoricamente puoi anche farti la casa. È stato solo loro, sono stati i primi a fare una cosa del genere, sono stati i primi a farlo pagare quello che effettivamente costa, perché adesso costa $35, lo vendono a $35, adesso voglio dire lì non credo che saranno più di $15-20 di componenti. È un po' di lavoro, cioè effettivamente è proprio il minimo, cioè, meno di così io non so cosa puoi trovare.
non so se stai andando ancora, insomma, fa girare un video in 1080 punti. Se andate a farmi qualche conto matematico, insomma, è un bel po' di lavoro, fa un bel po' di calcoli. Che addirittura certi computer datati di qualche anno non sono in grado di fare. Se voi usate dei lettori Blu-ray su dei computer un po' datati, che non hanno una scheda video, non riuscite mica a far girare Blu-ray su un computer grande, desktop di qualche anno fa. Non tutti ce la fanno. E quindi questo mi fa capire anche la potenza, nel senso, non è potente per fare un sacco di calcoli. Però lo sapevano che volevano Mediaset, fosse una delle punte di forza di questo hardware, l'hanno progettato con l'hardware che si può tirare, e l'ha capito e l'ha fatto. L'uscita ne ha due, ha un HDMI e ha anche una un S-video, questa qua già è S-video. Quindi ha due uscite video. Ha due uscite video, ha l'uscita audio, adesso l'HDMI e anche l'audio, però il mio monitor non ha le casse, quindi su una televisione si interessa anche l'audio, perché va con solo questo cavo. Che senso? No, dico, con i monitor, VGA o di guai. Beh, nel senso, l'uscita è HDMI, però se tu hai il monitor da VGA, basta che il tuo cavo abbia l'uscita VGA. Perché quando l'ho provato a casa, io non avevo questo cavo, avevo solo un cavo che aveva HDMI DVI, e quindi ho attaccato con monitor DVI, perché alla fine magari perdi un po' di qualità di segnale, perché stai trasformando un HDMI con certe specifiche in VGA in altre specifiche, ma a parte quello, vuol dire sempre segnale video, e quindi se il tuo cavo ti trasforma, arriva la televisione con il monitor VGA, hai un monitor vecchio che non ha HDMI, non è un problema, finché il cavo per attaccarlo ti funziona. Allora, mi partivo due spalle della scheda, piccola. The Raspberry, allora, quella. Sì, quella lì, diciamo che quello che ho trovato io installato, cioè quello che ho installato, è che ha funzionato praticamente out of the box, l'ho messa su e ha funzionato. Si chiama OpenELEC. Lo mostro subito. OpenELEC. Praticamente questa è una distribuzione fatta per dispositivi come il Raspberry, ma come altri dispositivi, e praticamente è un'immagine Linux che installi direttamente sulla chiavetta o su USB o su qualsiasi altro, anche su una disk, non è il dispositivo sotto che fa la differenza. E praticamente questa distribuzione supporta un po' di dispositivi, tra cui il Raspberry e tra cui altri, per esempio questo dispositivo qua è sempre un Media Center di un altro livello, ovviamente, che ti arriva con questo sistema su, e questo può fare anche 3D Media Player. Quindi è una distribuzione che ti supporta un sacco di dispositivi, tra cui il Raspberry. Voi ve la scaricate qua, vediamo se troviamo, se riesco a mostrarvi proprio. Adesso la versione che ho su è la beta 4, è l'ultima che non ho rilasciato. La versione ufficiale è la 1.0, adesso stanno facendo la 2, e sono ancora in beta, stanno ancora un po' lavorando. Però voi vi scaricate questa versione qua, che è abbastanza stabile. Adesso ho avuto un po' un problema con il video lì, però insomma, adesso col passare del tempo queste cose sono quelle che si sistemano. È un po', qua è un download, infatti devo scaricare la versione 1.0.2, che è quella vecchia ma stabile, c'è la 1.95.4, che è quella che ho su io, e poi vediamo un po'. E qua ci sono le varie versioni.
praticamente sono le versioni per Ion, che sono Ion, credo siano dei dispositivi che comunque per fare file server o altre robe sono in cose particolari. Le Fusion sono HTPC che usano i processori AMD, sono quelle per Intel, quindi per processori e dispositivi Intel. Xtreme non lo so, c'è la versione per l'Apple TV, sono quelle generiche o generico SS, insomma qua non trovate quella magari per Raspberry, ma sono, cioè, esiste perché ho l'ho installata. È un po', potete addirittura comprare il dispositivo con già sull'installazione, c'è sto CineStation, sto Media HD, sono Media Center sostanzialmente. Insomma, questa è quella che ho trovato io che ha funzionato subito. Ci sono altre versioni, ci sono altre sempre in Linux per Raspberry, per esempio c'è Arch Linux, è quella che preferisco io, che vorrei metterci le mani. Gli HD è solo l'Arch Linux, che è il sistema di base, poi ci metti su XMPC, fai in modo che parta esattamente come parte questo qua, e poi questo c'è l'altro documento. Faranno Ubuntu, sono tanti che lavorano su Ubuntu, Debian già funziona, Fedora già funziona, sono un sacco di istituzioni. Ovviamente queste qua sono alcune fatte come Media Center, altre sono un po' più per fare qualsiasi altra cosa, però. Vi ho convinti? Vi piace? Insomma, io devo parlare di questa cosa qua perché Raspberry diventerà il mio Media Center a cavo, quindi questo qua fra un paio di settimane sarà fisso dietro la mia televisione. E magari l'anno prossimo vi dirò tutte le mie esperienze, un anno con Raspberry e poi Media Center a casa. Perché adesso ovviamente non ho mai avuto uno a casa. È sempre stata una cosa che aspettavo, ho aspettato l'altro e giusto adesso mi è arrivato. Insomma, 35 euro secondo me speso benissimo. Non voglio far visitare Raspberry, però devo farvi capire che non c'è solo il software libero, c'è anche l'hardware libero. E adesso che è venuto fuori c'è un po' di problemi perché appunto ho avuto una richiesta incredibile, disponibilità non era proprio così elevata, però entro qualche mese Raspberry sarà dappertutto praticamente. Boh, se non avete altre domande io potrei anche chiudere. Insomma, vi ringrazio intanto per essere qua, stati qua stasera, vi ringrazio per essere venuti a tutte le serate. Insomma, io spero che ne faremo ancora l'anno prossimo, spero di vedervi l'anno prossimo. Se avete domande potete rivolgervi a me personalmente, se puoi fare il possibile. C'è il nome di Vicenza, vi metto il sito, insomma l'associazione di riferimento, quella più vicina a voi. Poi non è detto che sia l'unica, non è l'unica perché c'è Schio, c'è a Bassano, insomma, però se di Vicenza penso che sia più facile per voi trovare Vicenza. Questo non sono io, ma quella è la mia scheda, che erano tutti contenti martedì scorso che l'ho dato a far vedere. Insomma, qui potete sentire Luca Vicenza, c'è la mailing list, potete fare domande, potete chiedere. Se avete piacere di parlare di serate qua, basta che fate sapere all'Informa Giovani o comunque al comune, io loro sanno, mi conoscono, quindi se c'è possibilità di crearne altre serate io volentieri sono disponibile. Detto questo io voglio ringraziare ancora l'assessore Leonardo Peotta, che è punto di riferimento mio in comune per fare queste serate, Interplanet che ci ha fatto da sponsor e vi dà il wifi, vi ricordo che trovate il wifi in giro per Montecchio gratis. Voglio ringraziare l'Informa Giovani e un altro dipendente comunale, Nicola Informa Giovani, che lavorava là, che ci ha dato una mano tantissimo. E basta, io vi ripeto, se avete bisogno di altro, di farvi sentire uno di questi mezzi, col comune o con l'Informa Giovani o me direttamente, il LUCD, ci fate sapere di cosa avete bisogno e insomma noi siamo più che disponibili a darvi una mano. Aiutarvi con Linux e non solo con Linux. Bene, io vi ringrazio per aver visto.